Mister, il Monopoli non sta affrontando sicuramente il miglior momento della stagione, appunto nelle ultime tre gare. Quale può essere l'insidia di questa gara, le insidie maggiori di questa gara? Forse è una tecnologia. No, ma il fatto che il Monopoli non stia nelle ultime tre partite facendo tanti punti non deve essere un motivo di felicità per noi. Noi dobbiamo prenderla, voi sapete bene, quando ci sono queste partite sono sempre più nervoso, non per una questione di stimoli, non per una questione mentale, perché penso che andando coi piedi di piombo penso che abbiamo trovato una certa mentalità adesso. E il problema è che l'atteggiamento della squadra piccola, medio piccola, è diverso di una squadra che magari se la viene a giocare. Tutto qua, quindi le insidie che nasconde questa partita le conosciamo e ci siamo preparati al 100% per questo, perché è una partita forse più difficile. Dal mio punto di vista è sicuramente più difficile rispetto a quella che verrà sabato prossimo. E ho detto tutto. Certo, possa non bene quest'anno. Sì, penso anche sia un caso, non è solo una questione di derby. Si è ritornati alla Mendola. Che condizione avete trovato il campo? Bene, perfetto. Sono molto molto contento perché ci si può allenare in maniera giusta. Che settimana è stata? Tranquilla, ci abbiamo tutti disponibili, a parte gli squalificati, a parte Marcello Quinto. E quindi ci sono tutte le condizioni per fare una grande partita e c'è la possibilità di mettersi primo per almeno la notte di sabato ed è uno stimolo grosso perché intanto siamo là, saremmo là. Poi gli altri devono giocare partite importanti, non cambia niente, perché l'ho detto e lo confermo, stare primi, secondi o terzi oggi non cambia niente, però è meglio stare sempre più in alto possibile e anche a livello di aumentare poi le motivazioni, vivere una nottata da capolista, a me per esempio da allenatore non mi è mai capitato e quindi non deve farci perdere il sonno, non deve metterci ansie particolari, però deve essere una cosa che incanalata bene ci possa fare aumentare le motivazioni, fare venire la voglia di sognarci la classifica alle 23 di domani. A livello tattico del partito? Ho detto, è una partita difficile, tatticamente è una partita difficile, perché quando incontri squadre medio-basse o comunque squadre, il Monopoli è stata ripescata alla fine, quindi ha l'atteggiamento da squadra piccola di C o da squadra grande di Serie D, quindi molto aggressivi, molte palla per i due attaccanti che giocano vicino, che sono molto strutturati, che sono buoni giocatori. Croce e Gambino, dietro sono solidi, in mezzo al campo manca Tarantino, non so a chi si possa affidare, però ha giocatori discreti. Rosafio in panchina è un buon giocatore, non so se gioca, però nelle ultime non sta giocando, è una squadra e tra l'altro non ha neanche pochi punti per essere una squadra medio-bassa che lotta per la salvezza. Ecco, le due squalifiche a sinistra ti costringono a delle scelte quasi obbligate, potrebbe esserci Bencivenga, oppure hai studiato anche Gigliotti spostato sulla corsia di sinistra? Ma cambiare adesso la linea difensiva sarebbe un po' pericoloso, 7 partite, 2 gol subiti, non è il massimo secondo me della scelta, anche perché Bencivenga ha dato sempre, Bencivenga è un
nella mia testa è un titolare, quindi è giusto che pure lui abbia il suo spazio, lo merita, si è sempre allenato bene e sono contento che abbia, spero che faccia una grande partita perché se lo merita, perché è la prima volta dopo 10 giornate che parte dall'inizio e quindi spero proprio si faccia trovare pronto. Quando al centrocampo è stata solo un'ipotesi complessiva o c'è una protesta? Può essere, non può far tutto Mazza. Attaccante esterno, centravanti come in Coppa Italia l'avete visto, e mezzala, un giocatore di qualità, chiaramente deve ancora trovare la maturità giusta, la continuità di rendimento necessaria per essere un giocatore pronto a tutti gli effetti, ma è un giocatore di grande talento. Aspetti segnali di riscossa da Floriano? No, Floriano è un giocatore forte, molto forte, quindi gli attaccanti e io sono avvantaggiato nel gestirli perché so quello che gli passa per la testa. Se ci credi devi aspettarli, ma non sta giocando male, chiaramente non è al 100% della condizione per una serie di motivi, infortunio, rientro, il fatto che magari non ha ancora trovato i giusti tempi nei meccanismi con gli altri giocatori, con gli altri compagni di squadra, quindi penso che ci regalerà grandi partite. Si legge che forse potrebbe cambiare molto per Monopoli, conta qualcosa per la partita che avete in mente o non più di tanto? No, chiaramente qualcosa ti fa cambiare, ma fa cambiare nella scelta, nelle linee di passaggio che poi si vanno a creare in partita, ma non cambia, non credo che si debba preparare la partita solo in base all'avversario, si può modificare qualcosa, ma devi preparare le partite secondo le tue caratteristiche, secondo quello che è la tua idea, perché poi se la domenica trovi la squadra con un atteggiamento tattico diverso, poi hai buttato via una settimana perché hai concentrato le ore a disposizione per prepararti a un eventuale modello di gioco che poi non trovi. Ancora che ho? No, non lo conosco, l'ho conosciuto di persona qua quest'estate, però come allenatore non lo conosco, ho visto chiaramente il Monopoli, però non lo conosco. Nei giorni scorsi su Facebook hai fatto un appello, insomma, stadio, spero che sia come con l'Andria, come con il Messina, come con Lecce, che ci dia una spinta importante. Io penso che con l'Andria senza la gente non avremmo vinto, come la Salernitana l'anno scorso senza la gente non avrebbe vinto il campionato, soprattutto nelle gare casalinghe. Noi con l'Andria l'anno scorso magari con 3-4 mila non avremmo vinto. La spinta è necessaria, poi io conosco bene i giocatori miei, so quanto si facciano trascinare, quanto ci tengano, c'è chi è freddo, c'è chi è passionale, tanti giocatori sono passionali, sono legati al posto dove stanno, quindi se c'è gente chiaramente è una spinta in più. Spero che ci sia gente, perché anche la gente deve capire che il campionato non si vince col Messina o col Lecce. Si vince col Messina, col Lecce, ma anche col Monopoli, quindi è una cosa che senza dover pretendere, perché non pretendo niente chiaramente, però mi farebbe piacere. In settimana Cavallaro ha rescisso il contratto, io l'ho sentito, lui diceva il mister ha fatto una sua scelta, però insomma l'affetto resta, comunque porta un buon ricordo di questi 2 anni, di quello che del suo legame con la città e i tifosi, insomma, al di là di poi come lui reputa di essere stato trattato dalla società negli ultimi mesi. Ma no, mi ha dato fastidio leggere quelle cose e non voglio neanche parlare male, perché Giovanni è un ragazzo
che mi ha dato tanto, al quale sono molto legato, perché io quando sono entrato dentro lo spogliatoio il primo giorno, adesso tanti parlano bene di me, mi fa piacere, però quando sono arrivato me lo ricordo bene lo scetticismo che c'era attorno a me, e lui assieme ai suoi compagni sono stati quelli che per primi hanno creduto a quello che dicevo. Però la realtà non sta proprio così, perché se voi andate a riprendere le parole che ho detto io a gennaio, io avevo detto che se la società avesse preso un sostituto all'altezza l'avrei lasciato andare, diversamente non si sarebbe mosso, quindi io non ho parlato di incedibile. Seconda cosa, io faccio l'allenatore e devo decidere. A luglio, io prima non lo sapevo della eventuale squalifica, a luglio io mi trovo davanti con 6 mesi di squalifica a Cavallaro. La squalifica scade il 6 di dicembre, il 9 di dicembre. Chiaramente devo prendere un sostituto. Prendiamo Floriano. In rosa ho 2 centravanti, Viola, Iemmello, 2 punte mancine, Sarno e Bollino, che mi rientra da 6 mesi di squalifica, quindi che è anche un punto interrogativo. Sì, dall'infortunio. E ho Cavallar, e ho Mazza e Floriano che ho preso. Io non posso tenermi un posto buco e mandar via Mazza 93, che è subito pronto. Purtroppo quest'anno in Serie C c'è la lista di 22-23 giocatori, e già quanti? 24. E 2 di questi 24 giocatori erano dei punti di domanda, perché Gerbo rientrava da 6 mesi di squalifica e Bollino pure. Ancora squalifico? Quindi la scelta è stata fatta solo per questo, quindi la rifarei. Penso che siano giocatori fortissimi quelli che ho a disposizione. Questa è la realtà detta in faccia e assumendomi chiaramente sempre le responsabilità mie, perché prima di firmare gliel'ho detto a quattro occhi a Cavallaro, parliamo di giugno, perché mi piace vincere, mi piace fare i risultati, però la cosa a cui tengo di più è passare sempre per corretto e girare sempre a testa alta, e con Giovanni Cavallaro posso girare ancora a testa alta. Con Giovanopoli c'è Messina Catania e Acra Gas Casertano, delle prime tre sulla carta la partita più semplice era il Foggia. Dovrebbe essere sulla carta un turno pro Foggia. Dovrebbe essere, quindi dovrebbe già, non dice tutto e dice niente. Se vinciamo chiaramente presteremo attenzione ai risultati del giorno successivo, con un certo ottimismo, ma dobbiamo passare sempre per noi. Io mi preoccupo sempre di me, anche se siamo dietro 3 punti, però penso che passa da noi. E questo. Posso, ragazzi? Grazie.